Bene, secondo padri.sport abbiamo in collegamento Matteo Superbi. Pronto Matteo? È andata via. Pronto? È caduta la linea. Se il buon Cucu e Terlizzi vogliono rimettersi in contatto con Superbi, vabbè, adesso cerchiamo di rimediare il collegamento con Superbi. Dicevamo, Mirko, ti chiedo una cosa sul sintetico velocemente. Bello sintetico, bello rispetto al campo in terra battuta, però insomma qualche infortunio muscolare, lo chiedo a te perché... Qualche infortunio muscolare, specialmente per noi tra virgolette un po' più vecchietti, io nel senso sono 83, visto gli annati... Se tu sei vecchio 83, io che sono un 82... Li patiamo, in questo caso, cioè passare da un campo in terra... Come abbiamo sempre fatto, un campo in sintetico, alla fine è un altro tipo di gioco, un'altra palla più veloce, forse anche più facile per dire, per noi scarsi, giocare su un campo in sintetico. Comunque, nel senso, infortuni quest'anno, al di là del sempreverde Ivano Rocchio, che saluto, che è un 72 e tira sempre il carretto, ci sono stati molto meno degli anni scorsi, forse. Abbiamo Matteo Superbi. Pronto Matteo? Sì, pronto. Oh, ciao Matteo, allora raccontami questa partita con il Lecce, peccato, però insomma la soddisfazione di aver fatto un'ottima stagione c'è, rimarrà per sempre. Sì, buonasera a tutti. Sì, il giorno dopo la gara di Lecce logicamente c'è un po' di rammarica perché insomma il girone di ritorno è stata una bella cavalcata travolgente che ha coinvolto un po' tutti, no? Noi dello staff tecnico, dai tifosi, dalla città, quindi cioè, si respirava questo clima per le vie di Chiavari. Purtroppo insomma abbiamo trovato una squadra molto forte che non ha sbagliato l'approccio alla gara. Noi credo che abbiamo fatto due buone partite sia nel match di andata al comunale che domenica. Sapevamo che bisognava per eliminare il Lecce fare un'impresa veramente fuori dal comune, non ci siamo riusciti, però credo che insomma i ragazzi abbiano fatto un grande campionato e a mente fredda con le riflessioni del giorno dopo possiamo solamente che essere soddisfatti di quello che ha fatto Lentella in questa stagione. Ecco, l'impressione che si è avuto è soprattutto nella partita di andata che il Lecce ha passato il turno non tanto per la freschezza fisica che non ha, perché la squadra passa abbastanza bollita, ma per il fatto che ha un livello tecnico superiore alla Virtus Entella. Solo quello? Beh, insomma, voglio dire, il Lecce è una squadra che si trova per caso a fare la prima divisione e molti giocatori che hanno giocato domenica giocavano fino all'anno scorso in Serie A o almeno in Serie B, quindi logicamente il divario tecnico c'era, se i valori fossero stati rispettati in campo bisognava aspettarsi, logicamente una squadra che ha speso, credo, non lo so, 5-6 volte tanto quello che abbiamo speso noi, non ha mai utilizzato nessun giovane, quindi la politica è stata completamente diversa dall'inizio stagione. Per Lecce già, per i tifosi e per la società, già essere arrivati a playoff è stata una mezza delusione, per noi è stato un grande risultato, ecco, quindi questa la dice lunga su come le due squadre sono arrivate a fare i playoff. Logicamente lì si azzera un po' tutti, quindi forse un po' di rammarico c'è per il fatto di aver lasciato qualcosa nella gara d'andata quando c'è stato un momento della partita in cui era maturo anche forse il 2-0, invece siamo stati raggiunti nei minuti di recupero, però insomma questo è il calcio. Ecco, si dice spesso che la Virtus Entella ha una propria caratteristica quando gioca in casa e quando gioca fuori ne ha un'altra e i risultati parlano chiaro, concordi? È quello che si è visto anche nei playoff? Beh, sì, adesso devo dire che a Lecce probabilmente abbiamo fatto una partita migliore rispetto a quella di Carpi, rispetto a quella di Bolzano con l'Alto Adige. Logicamente i numeri parlano in questa direzione, cioè in casa possiamo dire che c'è stata una vera e propria legge del comunale, perché
nel 2013 abbiamo vinto tutte le partite, pareggiando le due solamente con il Lecce, di cui una con molto rammarico. Fuori abbiamo perso poco, a parte nell'ultimo periodo, ecco, però sì, non abbiamo mai vinto, abbiamo avuto un andamento diverso, ecco, in casa da promozione, la squadra che vince il campionato, fuori da squadra che disputa un campionato di medie classifiche, quindi in casa purtroppo, insomma, cioè fuori casa non siamo riusciti a ripetere quello che siamo riusciti a fare in casa, però insomma sì, abbiamo avuto un po' questa doppia faccia che ci ha poi portato a questo tipo di risultato. Adesso c'è da preparare la prossima stagione, quando vi incontrate con Prina? Ma ci incontreremo in settimana, anche se insomma col mister c'è uno splendido rapporto, vuol dire, secondo me è un tecnico molto bravo, con cui abbiamo lavorato bene, un tecnico, uno staff tecnico di primo livello, quindi ci incontreremo, però insomma non mi aspetto grosse cose clamorose, ecco, credo che ci sia volontà da entrambe le parti di proseguire il rapporto, quindi quando c'è questa base di partenza, anche questa stima reciproca tra le parti e voglia di lavorare ancora assieme, credo che poi la quadra si trovi, ecco, noi l'idea nostra è di fare un programma in linea a quello che abbiamo fatto quest'anno, quindi che credo che sarà il filo conduttore, un po' la traccia che ha segnato il presidente per quello che vuole che faccia Ventella, quindi una squadra competitiva che si fonda sui giovani, che cerca di valorizzare i ragazzi bravi che vengono fuori dal proprio settore giovanile e che però cerca di farsi valere con tutti gli avversari. Poi il giorno che riusciremo a fare una cosa eccezionale e a far crescere poi nel tempo questi giovani, a fare diventare giocatori di primissima fascia, di prima divisione, allora magari forse riusciremo a fare anche un saltino in più, però ripeto, la prima divisione è una categoria difficile, importante, dove si trovano comunque squadre di primo livello e disputare un campionato come ha disputato quest'anno la Virtus Entella, che comunque ha posto la città di Chiavari e tutta la società alla ribalta nazionale, credo che possa essere un grande motivo di orgoglio non solo per noi addetti al lavoro, ma per tutti i tifosi e per tutta la gente che è stata vicina alla squadra in questo anno e che devo cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente, perché insomma in un periodo in cui si riscontra un calo di presenza negli stadi, noi siamo arrivati a un punto in cui il comunale è diventato troppo piccolo per le partite di cartello, uno stadio che non riesce a soddisfare tutte le esigenze della nostra tifoseria, quindi questo la dice lunga sul calore che si è sviluppato in città e che i tifosi hanno cercato di trasmettere ai ragazzi in campo, e credo che i risultati che abbiamo fatto al comunale, no? E mi viene da dire la legge del comunale derivi da questo, dal fatto che comunque i giocatori che vanno in campo si sentono questa spinta che viene dall'esterno in un modo come io non avevo mai sentito in questi 5 anni in cui sono stato a Chiavari. Va bene Matteo, io ti ringrazio e allora ci si vede presto. Va bene, grazie a voi e buona serata a tutti. Bene, abbiamo ascoltato anche il direttore sportivo della Virtus Entella e nel corso appunto di questa intervista abbiamo fatto vedere le immagini della partita di andata e fra poco vedremo quello che è successo ieri pomeriggio a Lecce. E passiamo velocemente alla Serie D. Sandro, qualche nome già circola intorno a Sestri, eh? Si parla di Franza, si parla di Giacomo Gandolfo, però mi dirai è troppo presto, c'è da fissare il luogo del ritiro, dove si va, a Rocca Monfina di nuovo? Beh, intanto bisogna partire con la base, che vedremo come sarà questa base, da dove partiremo, e dopodiché se appunto si partirà con il ritiro, molto probabilmente torneremo lì, perché onestamente siamo stati non bene, benissimo, abbiamo lavorato bene, poi lontano un po' da tutte le polemiche. Quello che ha fatto un po' discutere, ma un po' tutti, non solo a Sesti, che vabbè, a Sesti discutono anche su qualsiasi cosa. Comunque,
il fatto che si sia andato così tanto distante nel sud Italia, che è un po'. Non lo vedo un problema, anche perché adesso non è neanche simpatico dire delle cifre, ma sì, no, vabbè. Onestamente sono impensabili da queste parti qua. Cioè, noi abbiamo speso veramente una sciocchezza. Questo è quello che conta, arriviamo a 750 metri, un campo bellissimo, c'è una cittadina che ci ha messo a disposizione una struttura eccezionale, un albergo che è bellissimo, con due piscine, idromassaggio, grotte del sale, tutto, tutto. Era anche un centro benessere, voglio dire, insomma, siamo stati veramente bene, abbiamo mangiato bene, abbiamo. Tanto è vero che poi alla fine l'amministrazione comunale ci ha anche premiato, insomma, come riconoscenza, e devo dire che i nostri ragazzi si sono comportati in modo esemplare. Tanto è vero che io ho già telefonato sia alla sindaco, che è stata riconfermata perché anche lei aveva le elezioni, la dottoressa Tari, e sia all'albergatore, ci fa le stesse condizioni dell'anno scorso, adesso poi vedremo come faremo, se andremo oppure no. I nomi che circolano sono nomi che scrivete voi, e che non so da chi vengono, non credo sicuramente dalla società. Vabbè, quindi Gabriele Ingarfia, prendi nota, non so da chi prendi le informazioni. Fabio, miglior partita e peggior partita della Calvarese quest'anno? L'ho visto mio che ha fatto una faccia. Allora, le migliori partite secondo me sarà perché era un derby, abbiamo giocato col Cornia sia l'andata che al ritorno, ma non tanto per il risultato, per come l'abbiamo affrontato. Il ritorno eravamo in emergenza totale, cioè la domenica prima avevamo giocato con la Ruentes, i quattro difensori che avevano giocato con la Ruentes la domenica dopo non c'erano, abbiamo giocato con quattro ragazzi, ma non penso mai giocato assieme. Abbiamo vinto. La peggiore, secondo me, c'è un elenco. Io ad esempio non ero alla sconfitta in casa col Moneglia, non c'ero, ero via e mi hanno detto meno male che non c'eri. Ma non tanto, perché noi avevamo difficoltà, essendo appunto giovani, quando andavamo sotto, e non abbiamo mai perso 1-0, 2-0, abbiamo sempre preso 3 o 4, ma non perché per la foga di recuperare il risultato, però abbiamo fatto, ripeto, delle partite dove il più vecchio in campo, a parte il portiere che era Berrio, era Giacomo Nassano con 90, perciò quando giochi con 3-4 93, dei 92, dei 91, ci sta che qualche partita la perdi per inesperienza. Poi a dicembre, gennaio sono venuti 3-4 giocatori un po' più di esperienza, che sono Pilotta, Dani Gio, Giacobbe e Avorio. Ha dato qualcosa, un po' più di esperienza, però Pilotta l'abbiamo perso dopo poche partite, chi non è riuscito a allenarsi per problemi di lavoro, perché viene prima quello, giustamente. Abbiamo fatto tante, non brutte partite, però tante partite che secondo me, ad esempio, le due partite con San Pier di Cane, noi da San Pier di Cane abbiamo preso 4-4-8, 8 gol in due partite, fino allo 0-0, specialmente la seconda, chi aveva avuto l'occasione di fare gol eravamo noi, poi preso il primo abbiamo sbragato, forse su quello che dobbiamo lavorare, ma l'allenatore è già, no, però è, penso che sia d'accordo, abbiamo avuto anche dei problemi, perché io penso che alla quarta giornata di campionato avevano già fatto giocare tre portieri, poi abbiamo avuto problemi personali dei due portieri, ancora grazie che sì, c'era il terzo, e ha fatto due partite il portiere degli allievi, il 96, continuo a ripeterlo, hanno esordito in cinque quest'anno, perché lo meritavano, però perché eravamo anche pochi. Pochi, perché è una squadra che avevamo, mi sembra che fossimo 24 in rosa all'inizio, però problemi fisici, di lavoro, tutte cose che vengono prima, chi lo studia. Abbiamo fatto 2 mesi da dicembre, di gennaio e febbraio, che allenamento eravamo 12-13, è difficile. Sì che
integri con gli allievi, però loro avevano il loro campionato, non potevano allenarsi con noi perché gente che va a scuola non può allenarsi alle 8, giustamente, dopo essere stato magari allenamento dalle 5 alle 7 con gli allievi, non puoi pretendere, è per quello che faremo la juniores. Tu quest'anno qualche problema fisico e non l'hai avuto, meno. Più che altro i problemi sono stati per lavoro, perché alla fine nelle nostre categorie riuscire a mettere lavoro e passione insieme purtroppo è difficilissimo, quindi i problemi più che altro fisici sono relativi, il problema sono proprio che la domenica mattina con lavoro diventa difficile per me, però cercherò di essere più presente magari il prossimo anno, magari vediamo un pochettino, più che altro per i giovani che magari qualche stimolo lo do, a malo modo mio, perché a malo modo mio, però magari qualche stimolo riesco a metterlo sul campo. Però vediamo il prossimo anno, sentiamo il mister, sentiamo la società, vediamo un pochettino cosa dicono, poi l'anno prossimo vediamo un pochettino. Allora, abbiamo parlato con Matteo Superbi della partita contro il Lecce, allora andiamo a vedere questi gol che hanno caratterizzato la gara di ieri, che insomma seguita da quattro tifosi della Virtus Entella Lecce, ma c'erano anche tanti chiavaresi che sono rimasti a casa a vederla su Rai Sport o anche in via Rivarola, dove c'erano tre schermi appunto dove si poteva appunto vedere la partita. Allora andiamo col servizio e poi torniamo in studio. Il sogno Serie B è svanito, forse semplicemente rimandato alla prossima stagione. Il fattore campo si è fatto sentire, nonostante l'apporto di quattro eroici tifosi presenti allo stadio di Via del Mare, la Virtus Entella non è riuscita a compiere la remontada. I salentini hanno sconfitto 2-1 i biancocelesti. I padroni di casa hanno fatto valere la propria superiorità tecnica. Alla prima occasione i giallorossi si portano in vantaggio al 24esimo con un gran gol di Chevanton, dove Paroni non può farci proprio nulla. Trascorrono 3 minuti e giunge il raddoppio dei pugliesi con uno chirurgico diagonale di Vannin che di fatto chiudeva già il match. Nella ripresa il palo evita ai chiavaresi un passivo pesante. Biancocelesti che però accorciano le distanze con Vannucchi su punizione al 73esimo. La Virtus Entella prende coraggio, tant'è vero che successivamente avrà un paio di occasioni per segnare il gol del pareggio, ma la partita non muterà più. Bene, abbiamo visto le immagini, adesso tra poco vedremo l'intervista a Luca Prina, ma nel frattempo, Sandro, tu l'hai vista la partita? Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Che impressione hai avuto? Guarda, ho visto una bellissima partita, poi una grande Entella. Ho visto la prima parte, a mio avviso, la prima parte non l'ho vista sciolta, sembrava quasi contratta l'Entella, quasi timorosa. Mentre invece la seconda parte ho giocato veramente alla pari e ho visto anche che era molto più fresca fisicamente rispetto a Lecce. Questa stagione. E secondo me, io sento Superbi prima che appunto parlava di un Lecce stratosferico a questi livelli qua, e così è. Però bisogna considerare che non ha neanche fatto primo, cioè alla fine poi ha fatto secondo. E nei playoff ha rischiato anche con l'Entella, perché lui il passaggio del turno l'ha maturata a Chiavari facendo gol al 94esimo, e forse lì l'Entella non meritava di perdere. Dobbiamo considerare che una squadra così forte, come si dice, ha subito due gol, l'Entella ha fatto due gol a Lecce, non è che ha perso segnando zero reti. E quando una squadra segna due reti all'avversario, è difficile in condizioni normali subirne tre. Il Lecce è stato bravo in questo, forse nelle conclusioni è stato più cinico secondo me, ma come trasmissione di palla, come nei vari reparti eccetera, a me è piaciuta molto l'Entella, a tratti anche di più del Lecce sicuramente. Nico, tu sei anche tifoso un po', sì. Che idea ti sei fatto di questa stagione? Ma l'Entella sicuramente ha fatto un grossissimo campionato, lo dimostrano i risultati, è arrivata lì perché doveva stare lì e tutta la gente di Chiavari forse si merita forse una squadra che possa puntare, anche il presidente stesso possa puntare qualcosa di più, magari un impianto nuovo oppure un adeguamento di quello che è per poter ospitare anche delle società con delle tifoserie più grosse, però l'Entella quest'anno ha fatto un grosso campionato, la differenza qua, la domenica la partita l'abbiamo vista tutti, l'hanno fatta la gente che ha giocato in Serie A, Chevanton ha fatto un gol che non so in quanti lo fanno, quindi alla fine la differenza l'ha fatta queste cose qua, che non sono piccole, gente che ha giocato in Serie A
e anche in Serie B, per dire. Allora, abbiamo anche il filmato con l'intervista di Marco Bianchi a fine partita, Luca Prina, presa dal canale YouTube dell'Entella. Allora, ascoltiamo Luca Prina e poi torniamo in studio per i saluti. Mister, si chiude questa stagione ricchissima di soddisfazione, si chiude oltretutto forse nel modo migliore con questo applauso finale di questi 6.000 tifosi del Lecce alla squadra biancoceleste. Ma sì, partiamo proprio dalla fine, questi applausi in uno stadio del genere dove hanno visto negli anni passare grandi squadre, sicuramente una grande gratificazione e consapevolezza che abbiamo fatto un lavoro sicuramente importante. Insomma, è chiaro che poi l'amarezza di una sconfitta c'è sempre, analizzandola però con lucidità, faccio veramente i complimenti ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto, sotto tutti i punti di vista. A un certo punto la partita si era messa male sotto di 2 gol, ci poteva anche essere il rischio di non riuscire ad avere una reazione invece importante come abbiamo avuto nel secondo tempo, siamo riusciti a riaprire la partita con questo gol, abbiamo avuto un altro paio di occasioni importantissime, una con Staiti veramente che Benassi ha fatto un miracolo, avessimo trovato il gol del 2-2, insomma ci sarebbe stato una storia diversa negli ultimi minuti, però ripeto, al di là della delusione, perché comunque il mio pensiero è sempre di cercare di vincere e mai di accontentarsi, devo dire che abbiamo costruito delle basi importanti. Ecco, l'inizio difficoltoso sembrava dovuto forse più a un problema di proprio di misura del campo, se ne è parlato spesso in settimana, sembrava che la squadra non riuscisse a trovare i giusti collegamenti fra i reparti. Ma dipende anche molto dall'avversario che sia davanti, loro oggi hanno fatto questa scelta forte di far giocare 2 giocatori di uno spessore incredibile come Cevantone e Gedà, i quali probabilmente non avevano i 90 minuti, però per un'ora potevano incidere nella partita in un modo forte. Abbiamo avuto una partita in controllo per 25 minuti, equilibrata, e poi ci sono questi 2 episodi, questo 1-2 è proprio fatto da giocatori importanti, da giocatori di qualità quali hanno loro, che ripeto poteva farci uscire dalla partita, invece siamo stati in ordine, siamo stati calmi e poi al secondo tempo abbiamo avuto una reazione importante, peccato che non è stato sufficiente. Ecco, considerando anche il contesto appunto in cui è avvenuta questa reazione, direi che è un valore doppio, nel senso che non era facile riuscire a reagire a un 1-2 di questo tipo. Ma sì, una società, una squadra come la nostra che sta facendo dei passi in avanti, sta cercando di crescere, sicuramente quando siamo venuti ad ottobre a Lecce e quando abbiamo giocato oggi abbiamo dimostrato sotto l'aspetto mentale di essere cresciuti molto, eravamo venuti un po' impauriti in un posto forse più grande di noi ad ottobre, oggi siamo venuti con un atteggiamento e una convinzione diversa, poi tutto il campionato dimostra che abbiamo fatto delle cose importanti, non casuali, frutto e figlie di un lavoro, anche la reazione che è stata fatta oggi mi permetto di dire che è un po' il marchio mio e dello staff, nel senso che questo pensiero di non voler mai mollare ci ha sempre accompagnato e questo mi rende molto orgoglioso perché i ragazzi l'hanno interpretato nel modo migliore. Peccato che non è stato sufficiente. Se ti guardi indietro e guardiamo quello che è stato dal 18 di luglio ad oggi, c'è da essere soddisfatti? Io vorrei dirti che potrei lasciare agli altri, perché noi allenatori siamo soggetti alle valutazioni e ai giudizi degli altri, però mi sento fermamente di pensare che tutti possano veramente apprezzare che è stato fatto, non solo quest'anno, è stato fatto un lavoro di 2 anni che non è di poco conto e non è, adesso tante cose sembrano scontate, ma non è stato facile perché siamo partiti veramente quasi da zero e quindi questo mi permetto di esprimere questo parere che il lavoro che è stato fatto è di grande livello, abbiamo avuto la conferma da parte della gente chiave che direi che si è trasformata in questi ultimi 2 anni, è venuto fuori tutto quello che questa città aveva di passione per questa società guidata magistralmente da Antonio Gozzi. Bene, abbiamo ascoltato le parole di Luca Prina. Però prima di salutarci, Mario, Mario, perché la domanda è su Mario, Sandro, Mario Arioni dice sempre io me ne vado, poi rimane, ma lui in realtà lo aspetta uno che gli dà una mano, l'uomo sul cavallo bianco come dice lui, o non ha alcuna intenzione di mollare? No, io credo che lui sia tanto un appassionato, sia anche attaccato a Sestri, anche se a volte come quest'anno non è venuto spesso a vedere le partite, perché poi quando le cose non vanno bene, poi quando vede le striscioni, insomma, non è che facciano tanto piacere.
e sono sicuro che se trovasse persone che vogliono subentrare, che persone che hanno qualità nel calcio, io credo che non... Lui ha sempre detto che si mette a disposizione con uno sponsor, come ha fatto prima di prendere Sesti, perché sì, prima di prendere Sesti lui era uno sponsor importante, molto importante, sì, per sì. Dopo ha preso Sesti, adesso tornerebbe a fare quello che faceva prima. Però è un, ci piace, secondo me alla fine poi ci piace, anche se qualche problema ce l'ha anche con la famiglia, perché insomma 13 anni non sono pochi, è stato abbastanza pesante anche per lui, soprattutto l'anno scorso. Invece a Cavo ci sono i Torre. Sì, ci sono i Torre, la dinastia continua perché il presidente dell'Unione Sportiva è figlio di Davide Torre, Eraldo Torre. Poi, importante che vada avanti così. Non penso, non cerchiamo né presidente né... Se qualcuno vuole venire a dare una mano, ben volentieri, per carità, anzi... Non fanno gli striscioni con le Torre? No, guarda, striscioni... io non ne vorrei parlare, ne abbiamo avuto uno contro anni fa, ma preferisco cancellarlo. In un derby, guarda... Ok, allora siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Io ringrazio i miei tre ospiti, partendo con Sandro Roncone, dirigente del Sesti Levante. Grazie Sandro di essere venuto. Poi grazie. Fabio Dondero, direttore sportivo della Calvarese. Grazie Fabio. A voi. E Mirko Chiesa, centrocampista. Ma sei un centrocampista o un attaccante? Sono un esterno di centrocampo. Vabbè, esterno di centrocampo della Calvarese. Io ringrazio anche Diego Terlizzi e Davide Cucu in regia. Ricordo, salvo sorprese, che lunedì prossimo sarà l'ultima puntata di Punto Sport. Vi preannuncio già che ci saranno tutti i giornalisti, quindi i giornalisti ne sparano mai tante, compreso il sottoscritto. Allora io vi lascio alla programmazione della serata dell'emittente e vi auguro una buona settimana. Grazie.